Benvenuti nella Terra del Sole, dove il mare si confonde con il cielo, dove la storia incontra il mito. Dove i cibi genuini della dieta mediterranea si fondono con tradizioni e cultura. L'Unione dei Comuni Pesto Malto Cilento è tra i 10 finalisti nella procedura di selezione della Capitale Italiana della Cultura per il 2024. L'ente sovraccomunale presieduto dal sindaco di Capaccio Pestum Franco Alfieri è una delle 3 realtà del Mezzogiorno d'Italia presente nella rosa di 10 concorrenti arrivate alla fase finale, insieme alla città siciliana di Siracusa e la pugliese Mesagne. A contendere lo scettro all'Unione dei Comuni sono le città di Ascoli Piceno, Chioggia, Grosseto, Pesaro, Sestri Levante, Viareggio e Lucca, oltre alle altre 2 del Mezzogiorno d'Italia. Essere tra i 10 finalisti, dice Alfieri, per il titolo di città italiana è per noi motivo di orgoglio e di grande soddisfazione. E posso dire già da oggi che, a prescindere dall'esito, il programma che abbiamo realizzato per questa candidatura sarà interamente realizzato. L'intuizione di candidare l'Unione ci sta premiando, continua Alfieri. La cultura genera cambiamento solo se è diffusa. Essa non può che nascere da un coinvolgimento delle comunità locali, che diventano così protagoniste di un percorso partecipato e inclusivo. Dello stesso avviso è il sindaco di Agropoli Adamo Coppola. Una notizia straordinaria, alle sue parole, che premia il lavoro svolto dall'ente unionale, di cui Agropoli è parte integrante. Questo è soltanto un primo importante traguardo raggiunto e ora attendiamo con ansia il risultato finale. Il nostro territorio, con le sue straordinarie bellezze, continua, ha tutte le carte in regola per conquistare questo prestigioso riconoscimento. Ringrazio il Presidente dell'Unione e tutti i sindaci per aver promosso questa iniziativa. Ancora una volta si è dimostrato che unendo le forze si può competere per risultati sempre più ambiziosi. Prossimo passaggio sarà il 3 e il 4 di marzo, giorni in cui le città selezionate verranno ascoltate in videoconferenza dalla giuria presieduta da Silvia Calandrelli, che dovrà poi indicare al ministro Dario Franceschini la candidatura risultata più idonea.